Buonasera Gobbi, buonasera Gobbe, bentornati sul mio canale. Allora, velocissimamente vado a dare una raffica di situazioni prima di andare al giocatore principale per cui sto facendo il video e devo darvi una notizia. Allora, Fagioli ha rinnovato, ve l'avevo detto, è ufficiale 2026. Kostic sta arrivando, ma ho letto che ci sono delle problematiche burocratiche per cui l'Eintracht non gli avrebbe ancora dato il benestare. La Talpa non mi ha detto niente, quindi vi confermo che Kostic sarà un giocatore della Juventus, come vi dissi più di un mese fa. E situazione e giocatori ancora in entrata? Sì, mi sono informato su Depay. Depay è un giocatore che potrebbe interessare alla Juventus. La Juventus potrebbe formulare, soprattutto se il giocatore si libera a zero, un'offerta biennale per sfruttare il decreto crescita. Paredes, altro giocatore che la Juve continua a monitorare, per cui è interessata. Giocatore in uscita, Rabiot verso Manchester, sì, aspettiamo ancora a festeggiare perché con Mamma Veronique c'è sempre da stare molto molto attenti, però vi confermo che è molto probabile l'uscita di Rabiot proprio a Manchester. Altro giocatore in uscita, Arthur, ma lo sapevamo, un po' sempre più complicata la situazione del brasiliano perché lui vorrebbe giocare per non perdere il mondiale. La Juve non lo ritiene funzionare al progetto. Dobbiamo trovare una sistemazione, però l'alto ingaggio e ancora purtroppo il valore a bilancio del cartellino del brasiliano rendono difficile una cessione. Quindi Arthur dovrà per forza di cose andare in prestito e valutare il prestito è una situazione un po' più complicata perché chi chiede Arthur vorrebbe un pagamento dell'ingaggio o di una parte dell'ingaggio del brasiliano. La Juventus sta cercando di ottimizzare al meglio questa situazione, ma mi dicono che comunque sia Arthur sarà in uscita. E adesso andiamo, mi sono scottato mentre spengevo la sigaretta. Anzi, una parte di sigaretta che era rimasta accesa perché la mia ancora c'è. Però mi scotto perché la notizia brucia. La notizia brucia è perché la Juventus tra questa e la prossima settimana andrà all-in su Sergej Milinkovic-Savic. Cerchiamo di capire perché la Juventus va all-in su Milinkovic-Savic. E parlando con la Talpa mi ha detto che forse perché non è tanto sicura dei giorni di recupero di Pogba o soprattutto di come può ritornare Pogba. Pogba dovrà star fermo 40 giorni, ma quando rientra sarà subito in forma. Ci saranno ricadute? Avrà problemi? E dopo che avrà affrontato il mondiale, ci potrebbe essere un rischio operazione. Quindi in questo turbinio di domande la Juventus ha deciso di puntare subito su Milinkovic-Savic, andare all-in su Milinkovic-Savic, per cercare comunque di avere un'alternativa o due giocatori che possono far fare il salto di qualità, perché se Pogba non dovesse avere problemi e la Juve prende Milinkovic-Savic, avrebbe un centrocampo con due giocatori di livello assoluto a dettare legge in mezzo al campo. Però il ragionamento della Juventus è proprio questo: temendo che Pogba non possa recuperare al meglio, puntare sul sergente. Trattare con lo Tito non è facile, anzi è difficilissimo. La Juventus ha pianificato questa tipologia di offerta, una offerta formulata in due sessioni di pagamento, una subito e una il prossimo anno, più un giocatore, sperando che lo Tito accetti questo che sta per formulare la nostra dirigenza. Detto questo, la domanda viene spontanea. L'all-in verso Savic implicherebbe una rinuncia a Zaniolo? Però è doveroso parlare anche di Nicolò Zaniolo, perché Nicolò Zaniolo è un giocatore per cui io mi sono esposto e io ci ho messo la faccia perché ho detto Nicolò Zaniolo sarà un giocatore della Juventus e dobbiamo andare indietro di qualche tempo, perché a maggio Nicolò Zaniolo era un giocatore, fino a 10 giorni fa, 15 giorni fa, era un giocatore molto vicino alla Juventus, non che adesso è lontano, però era molto vicino perché Mourinho lo aveva
escluso dal progetto Roma, la Roma lo aveva messo sul mercato, Zaniolo non rinnovava, la Juventus aveva fatto un'offerta stile Chiesa, io ve l'ho detto, e non solo io, perché poi io sono stato il primo, ma poi ci sono stati molti giornalisti che lo fanno di lavoro, non lo fanno per hobby come me, a confermare ciò che io vi avevo detto, 10 più 35 e pagabili in due esercizi, più i bonus che avrebbero portato il valore di Zaniolo intorno ai 55 milioni d'euro. Adesso la Roma di 55 milioni d'euro gli andrebbero bene uguale, ma li vuole in un'altra formula e ne vuole molti, ma subito. Quindi comprare Zaniolo adesso sarebbe offrire magari 30 e 20 al prossimo anno o 30 e 30 al prossimo anno, perché la Roma ha un po' cambiato le carte in tavola. Zaniolo non continua a rinnovare e quindi fino a quando Zaniolo non rinnova, la Talpa mi ha detto è un giocatore molto vicino alla Juventus, perché se Zaniolo rifiuta qualsiasi destinazione e dice che vuole andare alla Juve, Zaniolo è sempre un giocatore in orbita Juve. Zaniolo non sarà più un giocatore in orbita Juve al momento che deciderà di rinnovare con la Roma, perché dal momento che Zaniolo rinnoverà con i giallorossi sarà blindato, avrà un contratto per cui la Roma avrà molta, ma molta più forza a livello di richieste, ma non rinnovando e passando più tempo la Roma perderà forza, perché questo è il gioco delle parti, perché più si avvicina alla scadenza e meno aumenta il valore del cartellino del giocatore, anzi diminuisce, e poi potrebbe rischiare di perdere a zero, come è successo con la Juve con Dybala, il Milan con Donnarumma, il Napoli con Insigne. Quanta gente è andata via a zero perché ha deciso di non rinnovare o perché la società ha deciso di non accontentare il calciatore. Quindi era doveroso raccontarvi questa variazione, perché poi sono le notizie che io ho sempre dato, perché io racconto sempre la verità, non mi invento le trattative di mercato. Detto questo, ci saranno molte persone che mi ascoltano, che saranno dispiaciute magari perché Zaniolo non arriverà alla Juve, ma ce ne saranno molte altre che saranno contente perché forse, e dico forse perché ancora non è sicuro, Andrea ha sbagliato un acquisto. E allora io chiedo a queste persone, perché lo so che ci stanno, perché pensate che io sono scemo, io ho tanti amici che mi raccontano che ci stanno delle serpi che si muovono, che strisciano, che sono contente, ma voi che siete la Juve e siete contenti che io sbaglio un giocatore, ma siete contenti perché Andrea ha sbagliato un giocatore o siete contenti perché non viene Zaniolo? Perché se non siete contenti, se siete contenti perché non viene Zaniolo, meglio per voi, perché ognuno poi c'è un calciatore che gli piace, quello che non gli piace, magari a voi Zaniolo non mi piace. Ma io sono dispiaciuto perché non viene Zaniolo, perché per me è un giocatore molto funzionale alla Juventus, soprattutto perché è italiano e perché è juventino. Se voi siete contenti solo perché Andrea ha sbagliato, quelli che campano male siete voi, non so io, perché poi io la faccia ce la metto, voi invece state dietro una tastierina o dietro il messaggetto del telefono e rimanete sempre nell'ombra. Ah, poi pure quelli che hanno le fonti nuove, quelle sono importantissime. Fino alla fine, forza Juventus, e fatevi una vita, raga, che ce n'è una sola purtroppo.